di iniziare, gli organizzatori desiderano ringraziare tutti coloro che in vario modo hanno potuto permettere la realizzazione di questo spettacolo, dimostrando disponibilità e sensibilità. E sono l'amministrazione comunale, i capi di istituto, gli insegnanti, la proprietaria del teatro ed un gruppo di amici. Le musiche di questo concerto, che si inserisce nelle celebrazioni dell'anno europeo contro il razzismo, saranno eseguite da Alessandro Nidi alle tastiere, Massimo Ferraguti, al clarinetto e sassofono, Fulvio Redeghieri alla chitarra e basso e dalla inconfondibile e straordinaria voce di Bernardo Lanzetti. Grazie e buon ascolto! Bene, buongiorno ragazzi, benvenuti. Allora, una cosa, è possibile per favore poter spegnere le luci qua in sala e chiudere le tende di questa... Per favore, un attimo di silenzio. Ragazzi, un attimo di silenzio, per favore. Aiutateci a portare a termine questo nostro spettacolo. Abbiamo in effetti bisogno della vostra partecipazione. Vedrete, dall'inizio... Stavo dicendo, bisogno della vostra partecipazione e anche della vostra buona educazione, per favore. Per poter portare a termine questo spettacolo. Lo spettacolo a cui assisterete questa mattina vuole essere un omaggio alla musica nera americana. Perché non ve ne andate fuori voi là in fondo? Vuole essere un omaggio alla musica nera americana e a quello che ha significato per la musica di tutto il mondo. Se ci fermiamo un attimo a pensare al blues, al soul, al ritmo, al jazz, ci possiamo senz'altro rendere conto di tutto quello che ha significato per la musica di tutto il mondo. Anche, ma statene zitto tu, se ti sento io senza microfono, statene zitto tu, per favore. Vi daremo modo comunque di fare dei cori e di cantare. Se voi però non volete farli, davvero, perché non andate al bar? Ci sono dei flipper, ci saranno dei calcio vanilla, delle cose interessanti. Questa è la musica che vi proponiamo questa mattina, perché ci è sembrato importante, alla fine di quest'anno, proclamato anno europeo contro il razzismo, dare il nostro contributo dedicando uno spettacolo alla musica di un popolo che ha pagato un prezzo altissimo all'ignoranza e alla segregazione razziale. Schiavi. E visto che non riesco con i ragazzi, mi rivolgo agli insegnanti, siamo in un teatro, non siamo davanti alla televisione, quindi davvero ci disturba, non è facile andare avanti. Se qualcuno non è interessato, per favore, portatelo fuori. Allora, stavo dicendo, schiavi, ragazzi giovani come voi, abitanti di villaggi interi, improvvisamente rapiti e portati dall'altra parte del mondo, e là venduti come bestie da soldi, dove non si capisce niente, la lingua è tutta diversa, le usanze sono diverse, il cibo è diverso, perfino le stelle in cielo sono diverse. E figli di schiavi, condannati per nascita a vivere in baracche luride, senza acqua potabile, senza acqua, non senza acqua potabile, condannati per nascita a rimanere nell'ignoranza più profonda, senza imparare a leggere o a scrivere, quindi nella solitudine più profonda, trovano nella musica, nel ritmo, nel canto, una
delle poche radici culturali che in fondo li fa sentire ancora vivi. E ancora, molto più vicino nel tempo, oggi, posti a sedere separati per bianchi e neri nei cinema, nei teatri, sugli autobus, scuole, servizi, perfino fontane, sì, fontane separate, per bianchi e per neri. La storia della musica dei neri d'America è profondamente legata alla storia della lotta per l'emancipazione di questo popolo. Ed è per questo motivo che abbiamo scelto le parole di un grande leader di questa lotta, Martin Luther King, come filo conduttore di tutto lo spettacolo e come discorso simbolo della lotta per i diritti civili della popolazione nera. Il discorso I Have a Dream, ho un sogno, fu pronunciato a Washington in occasione della grande marcia pacifica per i diritti civili, il 28 agosto del 63, all'ombra del monumento ad Abramo Lincoln, il presidente che abolì la schiavitù alla metà del secolo scorso. Ma il nostro viaggio inizia 200 anni prima, in Virginia. Thomas Jefferson, terzo presidente degli Stati Uniti, padre della Costituzione americana fondata sul principio di uguaglianza tra tutti gli uomini, credeva fermamente nella libertà dell'uomo, ma aveva forti dubbi sul fatto che i negri potessero essere considerati propriamente umani. Ci si potrà chiedere perché non trattenere e incorporare i negri nello Stato e così risparmiare la spesa di importare nuovi coloni bianchi? Ecco la mia risposta. Pregiudizi molto radicati nei bianchi, la memoria degli innumerevoli soprusi che hanno subito i negri, la differenza che la stessa natura ha sancito e molte altre circostanze ci divideranno in due fazioni opposte e produrranno conflitti che finiranno soltanto con lo sterminio dell'una o dell'altra razza. E a queste obiezioni che sono politiche possono aggiungersene altre che sono fisiche e morali. La prima differenza che ci colpisce è quella del colore. Sia che il nero del negro risiede nella membrana reticolare posta tra la pelle e l'epidermide, sia che derivi dal colore del sangue, della bile o da qualche altra secrezione, la differenza è fissata in natura. E non è forse importante questa differenza? Non è la base di una differenza di bellezza la maggiore o minore suffusione di colore che ci distingue da quella razza, da quel nero? Aggiungete capelli fluenti, una maggiore simmetria della forma, la dichiarata preferenza dei negri per i bianchi, che è comparabile alla preferenza dell'orango per la donna nera. E se la bellezza è un fattore importante nella riproduzione dei nostri cavalli, dei nostri animali domestici, e perché mai non dovrebbe essere un fattore importante nella riproduzione dell'uomo? Altre distinzioni fisiche provano una differenza di razza. I negri hanno meno peli nel viso e nel corpo, secernano meno dai reni e più delle ghiandole della pelle, cosa che dà loro un odore forte e sgradevole. Sembra che abbiano bisogno di meno ore di sonno. Un negro, infatti, dopo un giorno di duro lavoro, rimarrà sveglio fino a mezzanotte ed oltre per partecipare alla più banale occasione di divertimento, nonostante sappia che il giorno dopo dovrà alzarsi presto luci dell'alba. Dicono che siano anche coraggiosi e avventurosi. Questo può dipendere da una mancanza di riflessione che impedisce loro di prevedere il pericolo. Hanno una forte inclinazione a dormire quando non sono coinvolti in qualche divertimento o nel lavoro. Un animale il cui corpo è inattivo e che non riflette deve essere disposto al sonno, naturalmente. In musica sono generalmente più dotati dei bianchi, dicono. Possiedono un orecchio accurato per la melodia e il ritmo e sono in grado di comporre semplici brani musicali. Deve essere ancora provato, tuttavia, che siano capaci di comporre una melodia o un'armonia più complessa. La miseria è spesso madre della poesia più toccante e tra i neri Dio sa se vi è abbastanza miseria. Sì, vi è miseria, ma non poesia.
A nostro biasimo dobbiamo dire che nonostante per 150 anni si abbia avuto davanti agli occhi la razza dei neri e dei pellerossa, non li abbiamo mai guardati come soggetti di storia naturale, avremmo dovuto invece. Io avanzo perciò l'ipotesi, soltanto come sospetto, badate bene, che i negri, sia che fin dalle origini fossero una razza distinta, sia che siano divenuti tali in base al tempo e alle circostanze, siano inferiori ai bianchi nel corpo e nella mente. Questa sfortunata differenza di colore, forse di facoltà mentali, è un potente ostacolo all'emancipazione di queste persone. Tra i romani l'emancipazione degli schiavi richiedeva soltanto uno sforzo. Lo schiavo liberato poteva mischiarsi con il suo padrone, senza macchiarne il sangue, naturalmente. Per noi è necessario uno sforzo ulteriore, sconosciuto alla storia. Una volta liberato il negro deve essere allontanato, oltre ogni possibilità di contatto. Segnale di speranza per milioni di schiavi negri che erano stati bruciati nelle fiamme dell'ingiustizia. Giunse come un'alba gioiosa per porre fine ad una lunga notte di schiavitù. Ebbene, 100 anni dopo dobbiamo affrontare il tragico fatto che il negro non è ancora libero. 100 anni dopo il negro vive su di un'isola sperduta di povertà, nel mezzo di un immenso oceano di prosperità materiale. 100 anni dopo il negro langue ancora ai margini della società americana e si scopre esiliato, straniero.
straniero esiliato nella sua stessa terra, nella sua stessa patria. Per questo siamo venuti qui oggi, per manifestare a tutti una condizione spaventosa. Some people say that it's better than mud. Like muscle and blood, muscle and blood, with that bonds, a mind that sweet and a back that strong, you load 16 tons. What did you get? Another day older and deeper in dance. Yeah, didn't know to call me, cause I can't go. So I picked up my shovel and walked to the mine. The old 16 tons, well now when I go, well the boss suit me, well bless my soul. You know 16 tons, well now to the gas, and all the day only around the people in gas. I've been in all the morning, cause I can't go. Siamo venuti nella capitale della nostra nazione per incassare un assegno. Quando gli artefici della nostra Repubblica scrissero le magnifiche parole della Costituzione e della Dichiarazione di Indipendenza, firmarono una cambiale della quale ogni americano doveva essere beneficiario. Questa cambiale era la promessa che a tutti gli uomini sarebbe stato garantito l'inalienabile diritto alla vita, alla libertà e alla ricerca della felicità. Di questa obbligazione, almeno per ciò che riguarda i cittadini di colore. Invece di onorare questa sacra obbligazione, l'America ha dato alla popolazione nera un assegno a vuoto. A noi ci rifiutiamo di credere che la banca della giustizia sia in fallimento. Noi ci rifiutiamo di credere che non ci siano fondi sufficienti nelle grandi cassaforti di opportunità di questa nazione. Così siamo venuti qui per incassare questo assegno. Un assegno che quando lo presenteremo ci darà le ricchezze della libertà e la sicurezza della giustizia. Keep your hands on the bar, hold on. When my wake
Siamo venuti in questo luogo venerato per ricordare all'America la feroce urgenza del momento attuale. Non è tempo di intorbidire gli animi con l'opio del gradualismo. Ora è tempo di sorgere dalla valle buia e desolata della segregazione per raggiungere il sentiero soleggiato della giustizia razziale. Oh, yeah. Ora è tempo di aprire le porte dell'opportunità a tutti i figli di Dio. Ora è tempo di sollevare la nostra nazione dalle sabbie mobili dell'ingiustizia razziale per raggiungere la solida roccia della fratellanza. E sarebbe fatale per la nazione ignorare l'urgenza del momento e sottovalutare la determinazione del negro. Questa estate soffocante del legittimo scontento del negro non passerà fino a che non ci sarà un autunno vivificante di libertà e di uguaglianza. Il 1963 non è una fine, è un inizio. Soltanto un momento di sfogo che presto si quieterà, avranno un brusco risveglio se la nazione ritornerà ai suoi affari come sempre. I was standing at the freight depot, then the train came rolling by. She was the oldest mama that I ever did love, going down that lonesome road. No, non ci sarà pace né tranquillità in America fino a che al negro non saranno garantiti i diritti civili. I venti turbinosi della rivolta continueranno a scuotere dalle fondamenta la nostra nazione fino a che il giorno luminoso della giustizia non sorgerà. C'è qualcosa che devo dire alla mia gente. Lungo la strada per conquistare i nostri giusti diritti non dobbiamo renderci colpevoli di atti ingiusti. Dobbiamo in ogni momento condurre la nostra lotta con dignità e disciplina. Non dobbiamo lasciare che la nostra protesta creativa degeneri in violenza fisica. 100 volte dobbiamo salire fino alle cime maestose affinché la forza e l'anima si incontrino. La meravigliosa nuova militanza che ha coinvolto la comunità negra non deve portarci a diffidare di tutti i bianchi, perché molti dei nostri fratelli bianchi, come dimostra la loro presenza qui oggi, hanno finalmente capito che il loro destino è legato al nostro destino e la loro libertà è inevitabilmente legata alla nostra libertà. Going down that lonesome road. Noi non possiamo camminare soli. Come on, baby.
got to walk on. Back to the same old place now. Sweet home Chicago. If I call her on the telephone and tell her
she hooks real tight. Tells me, Daddy, everything's all right. Yes, I know. Yes, I know. She was the rubber, a dog was trail. I mean, he had a heart as big as a whale. She loved him, though she thought it was cocaine. It took a night to turn your town, and he showed how to kick the gong around. Sweet. He gave her fans that he was needed. He gave her a home, a pistol of gold and steel, a diamond car and a platinum wheel. Horses. Each belt she hit was a dozen courses. Half a million dollars worth of nickels and dimes. She sat around counting them out all at a time. Possiamo camminare soli e non possiamo tornare indietro. Noi non saremo soddisfatti fino a che stanchi da un viaggio, per esempio. Non potremo trovare rifugio nei motel delle autostrade e negli hotel della città, cosa che oggi ci è negata. Noi non saremo soddisfatti finché muoversi per un negro significherà soltanto andare da un piccolo ghetto
ad un ghetto più grande. Non saremo soddisfatti fino a quando un negro in Mississippi non potrà votare e un negro a New York crederà di non aver nulla per cui votare. No, non siamo soddisfatti e non lo saremo fino a quando la giustizia non scorrerà come l'acqua e l'uguaglianza come un grande fiume. Insieme, avete o no? Wow!
non mi dimentico che molti di voi sono giunti qui dopo aver patito grandi prove e grandi tribolazioni. Alcuni di voi provengono da zone dove la ricerca della libertà ha portato tempeste di persecuzione poliziesca. Siete stati veterani della sofferenza creativa. Continuate a lavorare con la fede che la sofferenza immeritata vale la redenzione. Tornate in Mississippi, in Alabama, in Georgia, tornate in Louisiana. Tornate ai quartieri poveri e ai ghetti delle nostre città del nord, sapendo che questa situazione può cambiare e cambierà. Oggi vi dico, amici miei, che nonostante le difficoltà e le umiliazioni del momento, io ho ancora un sogno. Ed è un sogno profondamente radicato nel sogno americano. Io sogno che un giorno questa nazione sorgerà e vivrà il vero significato del suo credo. Noi crediamo che queste verità siano di per sé stesse palesi, che tutti gli uomini sono stati creati uguali. Io sogno che un giorno, sulle rosse colline della Georgia, figli di antichi schiavi e figli di antichi schiavisti potranno sedersi insieme alla tavola della fratellanza. Io sogno che lo stato del Mississippi, oggi pieno di oppressione brutale, si trasformerà nella terra della giustizia e della libertà. Io sogno che i miei quattro figli un giorno vivranno in una nazione dove non saranno giudicati per il colore della loro pelle, ma per le loro qualità. Io ho un sogno oggi. Io sogno che un giorno lo stato dell'Alabama si trasformerà in un luogo dove bambine e bambini negri potranno dare la mano a bambini e bambini bianchi e camminare insieme, come sorelle, come fratelli. Questa è la nostra speranza ed è con questa fede che io ritornerò al sud. It isn't necessarily so. It's a lie to read from the Bible, but ain't necessarily so. The Jonah's my better man. If a people liar who lay down and died, well, this was not a lie. Moses was found in the stream.
Lasciate che la libertà risuoni dalle meravigliose colline del New Hampshire. Lasciate che la libertà risuoni dalle montagne del New York, della Pennsylvania, del Colorado, della California, della Georgia, del Tennessee, del Mississippi. E lasciate che la libertà risuoni da ogni montagna. Perché quando suonerà da ogni villaggio e da ogni borgata, da ogni stato e da ogni città, noi potremo finalmente vedere il giorno in cui tutti i figli di Dio, negri, bianchi, ebrei, gentili, rossi, gialli, protestanti, cattolici, si prenderanno per mano e canteranno con le parole del vecchio spiritual: finalmente liberi, finalmente liberi. Grazie a Dio onnipotente, noi siamo finalmente liberi. Yo!
Yes, 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 yes